Un saluto ai radioascoltatori di Sport Radio da Fabio Pezzotti nella trasmissione Passione Giallorossa. Andiamo subito a presentare l'ospite che abbiamo in collegamento telefonico, l'opinionista Sandro Ronconi. Ben trovato Sandro, buonasera. Grazie Fabio, un saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie Sandro, come sempre, sempre troppo gentile. Allora Sandro, come sai, è da un paio, anche tre puntate che mandiamo i saluti ai nostri amici radioascoltatori di Sport Radio che ci seguono con frequenza, addirittura alcuni ci scrivono. Quindi abbiamo iniziato a fare, diciamo così, ad adoperare questa fase di mandare i saluti perché mi sembra giusto e doveroso. Approfittiamo quindi di salutare Mimmo, tecnico impianto audio-video che si professa essere tifoso juventino doc, ma che ci segue e ogni tanto ci dà anche qualche tiratina d'orecchia sui nostri comportamenti, diciamo così, radiofonici. Però è veramente molto in gamba, sa di calcio e a noi fa piacere quando qualcuno, no, ci dà le giuste critiche e serve a migliorarci, serve a fare del nostro meglio. Poi vorrei estendere i saluti anche e soprattutto ai coniugi Maria Boncristiano e Antonio Molinari di Roma, abitano l'Axa. Loro veramente ci seguono, si professano tifosi giallorossi, stanno sempre lì, no, a sentirci e da quanto mi dicono gli fa piacere veramente ascoltarci. Addirittura mi hanno parlato molto bene di Sandro Ronconi come opinionista, quindi Sandro, veramente è un punto a tuo favore questa sera. Allora, torniamo in studio, andiamo subito a parlare in tema giallorosso. Sandro, venerdì scorso c'è stata Roma-Spal terminata 3-1, quindi una partita incredibile, quella vista all'Olimpico, perché si sapeva che si giocava contro una pretendente alla lotta per la salvezza, però la Roma non ha demeritato, ha fatto veramente una grande partita andando in gol, o meglio, facendo tornare al gol Dzeko, poi Strootman, addirittura Pellegrini, primo il suo gol giallorosso che portava i gol a 3, addirittura poi chiudeva per la Spal Viviani sul definitivo 3-1. Come hai visto questa partita, Sandro? Guarda, caro Fabio, io faccio subito una promessa. La Spal ha pareggiato 0-0 all'Olimpico con la Lazio e in più ha fatto soffrire, ma soffrire tanto, avrebbe meritato anche di pareggio, il Napoli in casa, ha perso per 3-2. Quindi non si trattava sicuramente di una partita facile, come tanti dicono o avevano pronosticato. E devo dire che la Roma ha fatto il giusto approccio, sì, dai primi minuti abbiamo visto un Dzeko in grande spolvero e abbiamo visto che la squadra è riuscita subito, diciamo, a chiudere l'incontro nei primi 20 minuti. Sì, abbiamo visto un Dzeko finalmente all'altezza, addirittura è ritornato al gol con uno dei suoi gol incredibili, quindi è tutto passato, è tutto messo alle spalle o ci dobbiamo aspettare un nuovo calo da parte dell'Ariete giallorosso, Sandro? No, perché diciamo fisiologicamente questi ragazzi hanno cominciato ad allenarsi i primi di luglio, quindi non è che si può tenere il profilo alto per tutti i 12 mesi dell'anno. Chiaramente Dzeko ha avuto la sua pressione naturale, come in questo momento la sta avendo, possiamo notarlo, anche qualche altro attaccante famosissimo, tipo Belotti del Torino, lo stesso Immobile della Lazio. Quindi secondo me è fisiologico. E nonostante tutto, comunque Dzeko, in quelle partite in cui non ha segnato, ha comunque fatto parecchi assist. Quindi credo che il suo momento, diciamo, di flessione è passato e credo che ricomincerà a segnare sin dalla prossima domenica. Sì, poi abbiamo visto un ottimo Pellegrini che ormai è pianta stabile nell'undici di Eusebio Di Francesco, un giocatore veramente di classe, un giocatore su cui si può contare ad occhi chiusi. Infatti la nazionale stravede per lui, sicuramente lui avrà un futuro azzurro e ha segnato il suo primo gol in maglia giallorossa, quindi una emozione che si può paragonare a quella di Brignoli con il Benevento, il portiere del Benevento, no Sandro, che ne pensi? Ma l'emozione del primo gol è più che paragonabile a quella di Brignoli, la paragonabile al primo gol di Florenzi, al primo gol di Totti nella Roma. Questa è gente che è cresciuta nel settore giovanile della Roma, ha fatto tanto per la Roma, quindi l'emozione di Pellegrini saluta qui, aver segnato nella sua città, con la squadra del suo cuore, con i colori che a lui appartengono, quindi
Queste le emozioni di Pellegrini, e poi il fatto che sia un gran giocatore, come tu dicevi, lo testimonia il fatto che credo che Di Francesco, quando ha firmato il contratto con la Roma, il primo giocatore nella lista credo che sia stato proprio Pellegrini. Sì, ottima analisi la tua, Sandro, ma come sempre del resto. Senti, invece ti volevo parlare della parte opposta, cioè della spalla, dove in seno alla squadra c'era e c'è un certo giocatore, Viviani, un prodotto talentuoso del vivaio giallorosso, addirittura è stato per 2 anni di seguito capitano del Latina in Serie B, lo ricordo, il Latina che sfiorò anche la Serie A. Quindi un Viviani che ha ributtato in rete il rigore cui l'arbitro aveva concesso. Come vedi, io mi batto sempre su questo, i radioascoltatori di Sport Radio lo sanno ormai, mi batto sempre per far ritornare questi giovani promettenti alla base. Viviani non poteva essere utile, Sandro, alla causa giallorossa? Credo con questi giocatori che in questo momento la Roma probabilmente sarebbe stato un doppione di Strootman, e forse questo discorso che dici te la Roma lo doveva fare l'anno scorso, quando Viviani appunto quando Strootman era infortunato e quindi si cercava un sostituto. In questo momento credo che con le condizioni in cui si trovano Nainggolan, Strootman, credo che Viviani avrebbe poco spazio, forse per questo non si è pensato a un ritorno di Viviani alla Roma. Bene Sandro, cambiamo decisamente argomento, andiamo a parlare della Champions, non potrebbe essere altrimenti, visto che domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico si giocherà Roma-Karabag. Il tecnico giallorosso Di Francesco, caro Sandro e cari amici di Sport Radio, per battere il Karabag punta sul consueto 4-3-3 e addirittura c'è il ritorno di Capitan De Rossi dopo il turno di squalifica in campionato. La probabile formazione che scenderà in campo è questa: Alisson, Florenzo Fazio, Manolas, Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Perotti, Dzeko e Shaarawy. È una formazione, Sandro, che ti piace, visto che poi è l'ultimo match del girone di Champions, alla Roma basterebbe un pareggio, addirittura anche una sconfitta, sempre vedendo cosa accade tra Chelsea e Atletico Madrid. Però dico, non ci dovrebbero essere problemi per il passaggio del turno. Cosa ne pensi? Ecco, già farei una premessa, bisogna spegnere radioline e televisori, domani non si pensa assolutamente alla partita Chelsea-Atletico Madrid, una grande squadra come la Roma deve entrare in campo e fare come i primi 20 minuti con la spalla, cercare subito di chiudere la partita, e in questo senso appena la formazione di mister Di Francesco, perché ha messo qualità e anche esperienza, qualità con i giocatori che sappiamo, ma soprattutto esperienza con Perotti, con lo stesso De Rossi, quindi una squadra che deve nello stesso tempo miscelare esperienza e qualità, perché domani serve questo, perché bisogna avere anche la calma che se il gol non arriva bisogna pazientare, perché si può vincere anche al 90esimo. Sì, infatti diciamo così, i cronisti nella la rifinitura di allenamento gli hanno chiesto al mister come si affronta il Karabag. Beh, lui dice, è una partita che va aggredita dall'inizio, non dobbiamo far respirare il Karabag, ha fatto bene ultimamente, lo ricordo, ha vinto anche in campionato, ma soprattutto in trasferta, dove a Madrid è stato anche in vantaggio e ha giocato benissimo. Infatti la partita con l'Atletico Madrid, Sandro, è stata qualcosa di meraviglioso per questa squadra degli azzeri, insomma, no, che era data per certa cenerentola di questo girone, e invece si sta rivelando quasi una sorpresa. Non è che la Roma si deve preoccupare più di tanto, oppure pensi che ci sarà la manita come si augurano i tifosi giallorossi? Allora, ti devi preoccupare sempre, perché ogni partita ha una sua storia, ricordiamo Lecce-Roma e qui mi fermo, però mi confido molto in Di Francesco e soprattutto nel fatto che ha detto bene, bisogna chiudere la partita subito nei primi 20 minuti, non bisogna far respirare gli azzeri, se passa il tempo loro possono prendere fiducia e chiaramente possono portare a un grande risultato.
Sandro, pensi che dalla panchina possa venire fuori, così come si dice, no? Tiri fuori dal cilindro il giocatore che possa realizzare il gol fantastico che fa spellare le mani ai tifosi giallorossi? Oppure credi che sia una partita come le altre, insomma, giocata così, no? A viso aperto, si studiano all'inizio e poi la Roma colpisce di rimessa come di solito fa? Oppure può venire fuori il colpo di genio, ad esempio, vedi Nainggolan o vedi lo stesso Verratti? Guarda, ritengo che chi sta in panchina deve essere prontissimo, se non come di più di quelli che sono in campo, perché domani c'è bisogno di tutti e 14, chiaramente gli 11 che andranno in campo e i 3 che probabilmente potrebbero entrare durante la partita. Mi aspetto invece io che la partita venga chiusa molto prima per stare un po' tranquilli, quindi mi aspetto che la partita si possa decidere già nel primo tempo. Sì, in merito a questo incontro di domani sera, Sandro, mi dicono che tu sarai ospite in tribuna, chiaramente stampa, e non potrebbe essere altrimenti, vista la preparazione che hai per quanto riguarda la Champions. Quindi grazie, seguirai per conto di Sport Radio questo incontro, quindi la prossima sicuramente sarà per te l'intervista e come spero e auguro che tu ci sia a raccontarci le tue emozioni di questa partita. Che effetto ti fa stare all'Olimpico, Sandro, dove magari no, i tifosi si aspettano invece lo stadio nuovo, uno stadio che non abbia la pista d'atletica, quindi a ridosso del campo, e che possa sospingere la squadra verso traguardi insperati. Come vedi questa doppia situazione, Sandro? Ma io domani non vivrò la partita da tifoso perché la vivrò anche da opinionista, anche perché oltre che essere ospite avrò un qualche cosa da preparare anche per la nostra trasmissione della settimana prossima, quindi non mi posso far prendere da questa emozione o dal pensiero del nuovo stadio. Domani per me sarà una partita vista anche soprattutto da un punto di vista da tecnico e da opinionista. Per il resto lo stadio lo stiamo aspettando tutti quanti. Sono un po' scettico, appena sarà posata la prima pietra, credo che a quel momento, insomma, i sogni si potrebbero realizzare. Bene, Sandro, pronostico secco perché voltiamo pagina e torniamo di nuovo nel campionato, nella prossima partita della Roma. Secondo te il pronostico di Roma-Karabakh? Roma 4, Karabakh 0. Bene, Sandro, ce lo auguriamo e ti ringraziamo veramente di cuore. Passiamo direttamente alla successiva di campionato, dove la Roma, lo ricordo, domenica 10 dicembre alle ore 12:30, quindi nell'anticipo domenicale, giocherà a Verona contro il Chievo. Andiamo a dare uno sguardo alla formazione in classifica della Roma, delle prime chiaramente 6. L'Inter a 39, che lo sappiamo, ha scavalcato ieri il Napoli, che segue a 38, Juventus a 37, Roma a 34, Lazio a 32, Sampdoria a 26. Quindi, Sandro, c'è la Roma che si trova a 34, il Chievo che ha preso la manita dall'Inter che si trova a 20, e quindi ci sarà una pronta riscossa da parte dei Veneti, dei Clivensi, oppure ti aspetti che la Roma vada lì e riuscirà a fare un sobboccone dei Veneti? Allora, farei alcune premesse. La Sampdoria non la considero più ormai tra le 6, ritengo 5 squadre e anche la Lazio rimane agganciata soprattutto per un motivo, ha una gara da recuperare e può addirittura, vincendo la Lazio, portarsi addirittura a 4 punti dal primo posto, la Roma addirittura 2, quindi Roma e Lazio le ritengo ancora in corsa per almeno la Roma, spero per lo scudetto e la Champions, la Lazio sicuramente per la Champions. Per quanto riguarda invece il Chievo, non mi preoccupa tanto la squadra clivenzi, ad essere onesto, mi preoccupa l'orario e soprattutto è atteso per questo fine settimana un brusco repentino peggioramento del tempo. E Verona è una città dove può addirittura nevicare, ma in questo momento ghiacciare e giocare su quel campo spellacchiato, mi dispiace dire, come Bentegodi, con il ghiaccio potrebbe essere un forte handicap per la Roma, che come sappiamo ha tantissimi giocatori di qualità. Sì, infatti
infatti, Sandro, guarda, lo dicevo l'altro giorno al bar con un amico, parlavamo proprio di questi casi, di questi stadi italiani così fatiscenti, così obsoleti, no? Invece a Londra, in Inghilterra, in Scozia, giocano anche a temperature veramente, veramente incredibili, dove fa freddo. Fabio, si gioca sempre e qui in Italia dove il clima è più mite, no? Non ci sono le condizioni, non ci sono le strutture adatte per ammirare, per assistere a un incontro di calcio, no? Che dovrebbe essere una sorta di teatro all'aperto, ma con i dovuti modi, quindi creare uno stadio che abbia la copertura, cioè si vede una partita di calcio interrotta perché arriva un violento acquazzone, è impossibile, immagina la gente, i sacrifici che fa per andare a vedere un incontro che già il prezzo del biglietto è così oneroso, poi doversi vedere e sentire che la partita viene sospesa per impraticabilità del campo è veramente veramente assurdo. Sandro, purtroppo guarda, è veramente grazioso e lodevole parlare con te, ma i tempi, come sai, sono sempre ristretti. Sappiamo che lunedì prossimo sarai con noi di nuovo ospite qui, quindi non ti potrai tirare indietro, ormai lo sanno i tifosi che ci ascoltano. Io vorrei ringraziarti, ma prima di tutto vorrei mandare i saluti a Roberto De Angelis di RDR Radio e a Stefano Tini di Step Radio e a tutti chiaramente gli altri canali del consorzio radiofonico. Sandro, grazie per essere stato presente ai nostri microfoni, veramente grazie. Un grazie a te Fabio e a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, io mi associo ai tuoi saluti, mando i saluti agli amici radioascoltatori di Sport Radio che ci seguono, quindi seguiteci sempre, noi come sempre cercheremo di dare il massimo. Ci sentiamo con Passione Giallorossa lunedì prossimo, sempre qui su Sport Radio. Saluti da Fabio Pezzotti, ciao!